Orecost 2018, siamo al Banco Bar, quello che non manca mai nel segmento Oreca, che sia un albergo, che sia un ristorante, che sia un bar, un bistrò o una pasticceria, gelateria. Il Banco Bar non manca mai e non manca mai nemmeno la figura del barman. Ci troviamo in compagnia di Luigi Gargiulo, che è il presidente della Regione Campania dell'AIBES, l'Associazione Italiana Barman e Sostenitori. Un'associazione che è nata proprio attraverso i sostenitori. Buongiorno Luigi. Buongiorno a lei. Sì, è nata da un'idea dei sostenitori, cioè dei clienti. Clienti amanti del nostro servizio, dell'ospitalità italiana, e nel 1949 hanno avuto questa idea di fondare l'AIBES, e tra i soci fondatori di AIBES c'era un solo barman. Poi si è sviluppata negli anni, ovviamente. AIBES è l'unica associazione legalmente riconosciuta con decreto ministeriale del governo italiano e è stato sempre sinonimo di successi, di classe e di saper fare. Avere a che fare con il pubblico, realizzare i cocktail più sofisticati, e piano piano si è evoluto. Stiamo parlando dei tempi di Fred Buscaglione, dei tempi di Don Marino Barreto Junior, di un primissimo Peppino Di Capri che esordiva allo Shaker Club di Napoli. Sì, i tempi d'oro della dell'Italia, del dopoguerra, di tutti i successi in tutti i campi. Ovviamente c'era un grande appeal per il barman. Adesso è rimasto, diciamo, sta cambiando un po' la tendenza, sono di moda i mixology, purtroppo per la mia... I giocolieri, tante, diciamo, stiamo prendendo come dei bravi dottori tante specializzazioni. E voi vi trovate qui all'Orecost per dare supporto a questa manifestazione su richiesta, immagino, degli organizzatori Lamberti Food e De Luca Attrezzature. Sì, siamo stati invitati per il primo anno a partecipare a questa magnifica manifestazione. Devo dire, siamo rimasti entusiasti. Abbiamo proposto, come dicevo prima, un po' tutte le nostre specialità, dal quello che riguarda il latte art, ormai è di moda preparare il cappuccino decorato. Ci siamo esibiti ovviamente nella nostra specialità, l'aperitivo classico. Abbiamo servito l'aperitivo a tutti gli intervenuti qui alla manifestazione. Abbiamo fatto un momento dedicato alle decorazioni con i maestri intagliatori, quelli che preparano delle vere e proprie sculture da una zucca, da un arancio, da un limone, siamo a Sorrento, da un limone, da qualsiasi cosa. Fino a poco fa c'era una zucca qua in Bella Mossa, poi è stata spostata perché abbiamo dato uno spazio agli infusion, con colleghi che hanno preparato delle tisane sia fredde che calde, adatte sia al momento della colazione sia al momento, al rito pomeridiano del tè. E poi abbiamo fatto anche l'esibizione dei barman flair, i cosiddetti giocolieri, con un grande successo del nostro socio Scaglione ieri sera durante la cena di gala. Luigi, tu poco fa mi parlavi di un'iniziativa dedicata alla formazione che si svolge in tutta Italia, ma di cui tu sei responsabile per la Campania. Brevemente, di cosa si tratta? Sì, come ti dicevo, noi faremo a breve un concorso a tappe che si svolgerà esclusivamente negli istituti alberghieri della Campania. Un concorso a tappe per educare i giovani al bere consapevole, cioè insegnare ai giovani che si può bere bene senza distruggersi e divertendosi e tornando a casa sani e salvi, per la gioia anche di noi genitori. Quindi sarà un concorso dove i ragazzi potranno preparare dei cocktail con al massimo il 25% di alcol.
significa che verranno delle bevande sicuramente gustose, ma molto leggere e senza nessun problema poi per la guida o per tutto il resto del divertimento. Grazie, noi ne parleremo attraverso il sito orecanews.it, dove puntualmente daremo rigorosa informazione sull'argomento. Dobbiamo sapere tutti i dettagli della manifestazione con calendario e tutto, e ci auguriamo che possiate seguirci anche da vicino. Naturalmente sì. Grazie Luigi, noi continuiamo mentre nel frattempo pian pianino le aziende cominciano a distogliere il materiale dagli stand. Mi pare sia andata veramente molto bene questa manifestazione. Saluta gli amici di orecatv.it. Ciao Oreca TV, a presto. Io proseguo, non andate via.